Genesi dell'edizione critica. Il problema dell'edizione critica nasce nello stesso momento in cui nasce il problema di pubblicare qual è il paese. Luglio 1937, dalla corrispondenza ancora inedita fra Tatiana e le sorelle a Mosca, c'è già il resoconto di come ha visto le cose Sraffa, a cui lei ha sottoposto i primi tre quaderni, su come dar seguito al mandato di Gramsci, che tra l'altro aveva indicato Sraffa, l'editore dei quaderni, insieme a sé medesimo, perché non pensava di morire. E Sraffa già traccia il cammino delle due edizioni, delle due edizioni. La prima, che è quella che poi farà Togliatti dopo un accordo con Sraffa, che non poteva, avendo il passaporto italiano, collaborare più di tanto al lavoro per la prima edizione dei quaderni, che si impiantava a Mosca nel 39. Ma già dice che poi ci vorrà un'edizione cronologica, che però è questione molto complessa e non per una fruizione larga e, diciamo, immediata di Gramsci. Non credo che la Bettina abbia visto queste ultime lettere di Tatiana, perciò l'ho detto di più. Seconda questione, è molto importante. 2000 pagine di Gramsci, il molecolare, non c'è solo il molecolare. Lì c'è per la prima volta pubblicata la lettera del 26, annotata da Togliatti. E non è un caso che lui abbia favorito quelle edizioni. Allora, va storicizzata la posizione di Togliatti ed è l'ultimo Togliatti. E Togliatti, in particolare negli ultimi due anni, si convince che è cominciata una crisi organica del comunismo sovietico e che quindi per guardare al futuro bisogna andare molto oltre i Gramsci che finora lui stesso aveva amministrato. Perché nella questione del molecolare, così come la pubblicazione se la lettera del 26, c'è un altro pezzo del dissidio e del conflitto fra Gramsci e il partito attraverso le lettere, che sono lettere a Togliatti. È chiaro? Fin dal momento dell'arresto, per proseguire il dibattito aspro cominciato il 14 ottobre del 26, e in particolare la lettera del 27 febbraio del 33 e del 6 marzo del 33, che sono le lettere che corrispondono alle note autobiografiche, eccetera, hanno molto a che fare su due passaggi del conflitto col partito, che avevano a che fare con il modo in cui ancora non reagiva con decisioni determinate il centro-estero al tentativo di espulsione di Gramsci da parte del collettivo di carcere che lui aveva fermato, tuttavia continuando ancora fino al 32 a tenere ferma la sua posizione sulla costituente. E poi al fatto che in vista della amnistia e poi dell'avvicinarsi e della possibilità di compilare la domanda di libertà condizionale, il partito aveva deciso che Gramsci potesse fare domanda accettando di sottoscriverla con la rinuncia all'attività politica, cosa che Gramsci non farà
a un compromesso col fascismo, perché lui possa firmare una domanda di libertà condizionale in cui non ci sono condizioni, se non quella di non propagandare la linea del Comintern per il tempo in cui rimane lì a fuori. È tutto qui, non c'è la rinuncia all'attività politica. E invece nella decisione della segreteria del partito che lo autorizza anche a rinunziare all'attività politica. E in questo lui ci vede qualcosa di ambivalente e di opaco, perché equivale a qualcosa o che può essere usata contro di lui dopo nel partito, o che debba equivalere alla domanda.